Il mondo cambia rapidamente, ma l'energia pulita appare uno dei punti saldi del nostro domani. Per questo BNL ha deciso di sostenerti nello sviluppo di un nuovo modello energetico. Grazie a dei finanziamenti pensati apposta per le famiglie, per i condomini e per le aziende, potrai diventare autoproduttore di energia, ridurre gli sprechi e le emissioni di CO2. Scopri subito i vantaggi dell'offerta BNL. Bentornati a Wave, lo spazio che BNL dedica alle idee e alle persone che fanno il cambiamento in Italia. E in un mondo che cambia, anche il rispetto per l'ambiente può essere un'occasione, un'opportunità di crescita e di sviluppo. Ne parliamo con Stefano Belleggia di BNL, con Dario Mortini e Pierpaolo Zampini di Ecolibera e poi con Florestano e Angelo Perrotta, che però ci raggiungeranno tra poco per raccontarci un progetto molto particolare. Parto subito con Stefano chiedendo in che modo il green, il comparto green, è interessante per BNL. Sì, buongiorno a tutti, Stefano Belleggia, coordinatore del Green Desk di BNL, una struttura pensata e dedicata per le energie rinnovabili, per l'efficienza energetica e per il settore agrario. Do alcuni piccoli numeri per giustificare l'importanza che BNL annette a questi comparti. Il settore agroalimentare vale da solo circa tra il 15 e il 20% del prodotto interno lordo nazionale, quindi parliamo di oltre 200 miliardi di euro annui. Contiamo poi anche i fondi comunitari, che ammontano a circa 60 miliardi, quindi un volume estremamente elevato che è comunque un driver di sviluppo del paese e comunque di sviluppo del business anche per quanto riguarda BNL. Per quanto riguarda le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, due piccoli numeri, piccoli ma grandi numeri: il consumo di energia da parte delle famiglie e delle imprese da fonti rinnovabili ormai è stabilmente intorno al 30%, con punte che arrivano fino al 50%. Quindi in Italia il consumo di energia oramai proviene per metà da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda invece l'efficienza energetica, tutti quegli interventi che aiuteranno il paese ad efficientarsi sotto il profilo energetico, quindi a dipendere meno dalle fonti fossili e a diventare quindi anche più competitivi in ambito europeo, questi investimenti ammontano a circa 70-80 miliardi da qui fino al 2018. Da qui l'importanza, ripeto, dell'energia, dell'agroalimentare e dell'efficienza energetica. BNL quindi ha creato una struttura dedicata, il Green Desk, che si vuole porre in modo innovativo rispetto ai bisogni e alle esigenze degli interlocutori, quindi sostanzialmente delle aziende ma anche delle famiglie che si avvicinano a questi settori. Il modo innovativo si realizza essenzialmente cambiando l'approccio, la visuale, e cioè noi cerchiamo di abbandonare il cliché consolidato tradizionale per il quale si chiedevano le garanzie, si quantificavano inizialmente le garanzie e successivamente si dava il credito. Cerchiamo di andare oltre, cerchiamo invece di chiedere all'imprenditore: dimmi cosa vuoi fare, dimmi qual è il tuo progetto, noi vogliamo essere partner in tuo percorso per cercare di massimizzare le possibilità di successo del tuo progetto. Il successo del tuo progetto diventerà per noi la migliore garanzia stessa del finanziamento che andiamo a erogare. Abbiamo visto che in un contesto molto mutevole, che cambia ad una velocità incredibile, con la tecnologia oramai che giornalmente cambia, gli vecchi schemi di banca e quindi l'acquisizione delle vecchie garanzie oramai non ci tutelano più nella nostra attività, che è un mestiere antico, è un mestiere tradizionale e che pertanto deve avere nuovi spunti e deve andare incontro a quelle che sono le nuove esigenze dei nostri interlocutori. Quindi diciamo da mero finanziatore a partner. Esatto, noi ci poniamo nei confronti dell'imprenditore come un partner, come un socio, mettiamo a disposizione dell'imprenditore un centro di competenze, il Green Desk, competenze legali, fiscali, ingegneristiche, tecniche, commerciali, perché vogliamo intraprendere con lui un percorso, quindi non più il finanziamento statico, non più l'approccio statico quasi dualistico, dammi le garanzie e ti do il finanziamento,
che è da sempre esistito in banca, ma invece un percorso di partnership che porta poi alla massimizzazione delle possibilità di successo del progetto, che, ripeto, il progetto diventa esso stesso la nostra miglior garanzia, perché dalla riuscita del progetto noi riusciremo ad ottenere il rimborso del finanziamento e quindi a raggiungere il nostro scopo. Quindi una logica che si contrappone a quella tradizionale. Ma quindi a un'azienda o a una startup green cosa date in concreto? Noi diciamo: dici chi sei, dici cosa vuoi fare e come lo vuoi fare. Prima di tutto noi vogliamo sapere cosa vuoi fare e come lo vuoi fare. Noi valuteremo il tuo progetto e ti aiuteremo se avrai bisogno, ti supporteremo per avviare questo percorso di realizzazione poi di un progetto ancora migliore, più perfezionato, mettendo in campo le nostre competenze e quindi aiutando soprattutto le PMI, che è il target al quale noi ci rivolgiamo. Noi ci rivolgiamo alle piccole e medie aziende che spesso non hanno quelle competenze in casa per affrontare invece progetti innovativi. Quindi ci posizioniamo in una situazione di partnership per fare in modo che lui stesso massimizzi le sue possibilità di successo e quindi noi diventiamo un partner che nel progetto stesso trova la sua ragione d'essere. Bene, allora andiamo più nel dettaglio e vediamo proprio una storia che ha trovato in realtà in BNL un aiuto per crescere, no? Parliamo di Ecolibera. Che cosa è? Ecolibera è una società che è bello presentarla qua alla fiera dell'innovazione, delle idee, perché prima di un'idea c'è un sogno e io vorrei raccontare questo sogno che poi ha dato vita a un'idea, a un progetto e a una realizzazione. E il sogno, come dice il nome stesso della società, una vita ecolibera, ecosostenibile, economicamente libera. Proviamo a pensare al primo uomo sulla Terra. Quest'uomo era sicuramente un uomo libero, non aveva condizionamenti di sistema di nessun tipo. Cacciava quando ne aveva voglia, riposava quando ne aveva voglia. Gli unici eventi che potevano in qualche modo modificare la sua esistenza erano quelli della natura. Certamente viveva in un mondo con pochi agi, poco tranquillo, no? Doveva cercare ogni giorno come sopravvivere. Pensiamo all'uomo di oggi. L'uomo di oggi, viceversa, è un uomo che quando nasce nella società nostra ha già gli agi, i bisogni primari sono soddisfatti, cibo, calore, come si dice. Però vive un mondo condizionato dal sistema, le bollette che aumentano, la benzina, il petrolio che si esaurisce. Quindi ci sono dei condizionamenti del sistema che gli possono modificare, a volte anche in maniera drammatica, l'esistenza stessa. Quindi non possiamo chiamarlo un uomo libero. Il nostro sogno era avere un uomo libero nel mondo di oggi, con tutti i benefici del mondo di oggi. E quindi la nostra idea è stata quella di costruire questo contesto, una casa ecolibera, una casa che fosse calda d'inverno e fresca d'estate, una casa che avesse dei sistemi che permettessero di provvedere all'alimentazione di base di quest'uomo, senza zappare la terra, senza spaccarsi la schiena, una casa che permettesse di caricare un'auto elettrica, anche un'auto di grossa cilindrata, un'auto di lusso, una casa con tutte le comodità della vita moderna, la vasca di massaggio, la sauna, una casa dove l'uomo potesse essere libero di realizzare le proprie aspirazioni, scrivere un libro, leggere una poesia, dipingere un quadro, senza condizionamenti da parte del sistema. Questa è stata l'idea, questo è stato il progetto, noi l'abbiamo realizzato oggi alle porte di Milano, anzi a Milano, esiste questa casa, che è una casa che non costa nulla, nel senso che chi la vive non ha costi di mantenimento e anzi ne ha benefici in termini economici, totalmente costruita in maniera ecosostenibile e che dà la libertà e restituisce la libertà all'uomo che la vive. Quindi una casa ecosostenibile e autosostenuta in qualche modo. Assolutamente sì, anzi addirittura fornisce di fatto una rendita, quindi chi la vive, voglio un po' stressare il concetto,
non ha neanche bisogno di lavorare per sopravvivere, quantomeno, perché i bisogni primari e quindi l'esistenza è garantita dalla casa stessa. La possiamo vedere? Ci sono delle immagini? Così capiamo. Qui possiamo vedere il progetto, il render del progetto della prima Eco Suite, abbiamo chiamata. È una casa, un modulo abitativo, quindi si può costruire da 30 metri quadri in su. È stata costruita a Milano la prima casa, la prima Eco Suite, totalmente off-grid, ossia scollegata dalla rete elettrica, idrica e anche del gas. E questo progetto qui nasce anche da un'esigenza ambientale, oltre che di libertà ed economia. Noi di fatto viviamo in un contesto di questo tipo che non si può definire né bello né salutare. Questa è una foto di Milano, ma può essere una foto di qualsiasi città europea, dove abbiamo edifici completamente inefficienti dal punto di vista energetico, che disperdono fino al 60% dell'energia e del combustibile. Abbiamo delle autovetture private alimentate, cioè che funzionano con motori endotermici alimentati con petrolio, quindi benzina, carburante, diesel, e poi abbiamo dei sistemi di trasporto che intasano le nostre strade, sono completamente inquinati, che ci trasportano il cibo da lontanissimo, e quando il cibo potremmo di fatto producerlo a chilometri zero. Il primo intervento che abbiamo realizzato per cercare di risolvere, per fare il nostro dovere, in qualche modo morale, risolvere questi problemi, è quello della sharing economy. Milano di fatto è la capitale della sharing economy, è al primo posto in Italia tra le città smart cosiddette, però nonostante smart abbiamo visto com'è, quindi c'è qualcosa che non funziona, bisogna migliorare sicuramente. La prima attività che abbiamo svolto è quella di far condividere gli appartamenti da più persone, quindi recuperare appartamenti sfitti a Milano, riqualificarli, efficientarli, organizzarli affinché più professionisti e giovani studenti potessero condividerli in maniera confortevole, condividendo gli impianti e quindi avendo un risparmio sia economico sia in termini ecologici. Qui abbiamo il portale Milano Stanze, che la nostra offerta abitativa è di 400 unità abitative a Milano, sono dislocate per la città, questa è la nostra offerta abitativa, però si presentava ovviamente la necessità di offrire qualcosa di ecologico anche alle famiglie o agli anziani che magari non sono così predisposti a vivere in convivenza con altre persone, sia perché le famiglie vogliono la loro autonomia, indipendenza, sia perché gli anziani ormai hanno le loro esigenze. E abbiamo quindi valutato la possibilità di efficientare energeticamente gli edifici condominiali, i palazzi della città. È possibile, tecnicamente possibile, ci sono degli ostacoli che sono riuscire a mettere d'accordo tanti condomini, ci sono condomini da 50-60 famiglie, non tutti se lo possono permettere di fare avere un fidanzamento, magari avere la possibilità di contribuire a questo efficientamento. E così come è difficile riuscire il singolo proprietario del piccolo appartamento all'interno della residenza condominiale di scollegarsi, è quasi impossibile perché comunque per normativa deve contribuire al mantenimento del condominio, anche se si stacca dal riscaldamento, dovesse provvedere al riscaldamento e al raffrescamento in autonomia, deve dare una quota, quindi diventa veramente difficile essere off grid in un condominio molto grande. BNL in questo caso ha fatto la sua parte, perché noi abbiamo realizzato un finanziamento innovativo dedicato all'efficientamento dei condomini, quindi con modalità semplicissime, non vogliamo conoscere i singoli condomini, ma vogliamo solo sapere un po' il condominio, qual è la sua storia, è dedicato proprio al condominio, all'efficienza energetica, quindi ancora una volta BNL viene incontro a quelle che sono le esigenze. È un'ottima notizia, senza dubbio. Bisogna quindi agire sugli amministratori e far in modo che convincano poi i proprietari. Comunque la tecnologia per rendere molto più efficienti gli edifici condominiali a Milano ci sono. Noi siamo stati la prima società a fungere da Global Coordinator, General Contractor, per trasformare un edificio da 50 appartamenti in un edificio più efficiente, perché è alimentato a pellet invece che a gasolio o a metano. Quindi c'è dell'innovazione da fare. Tuttavia, già oggi la singola famiglia può rendersi indipendente, perché le tecnologie ci sono, con una casa appunto ecolibera.
che non è soltanto una casa che in classe A o comunque che ha una grande efficienza energetica, ma è una casa che aiuta ad abitare in maniera diversa, perché produce più energia di quella che necessita per riscaldarsi, raffrescarsi, illuminarsi e alimentare gli elettrodomestici. E questa energia in surplus, piuttosto che essere ceduta al gestore con lo scambio sul posto, viene autoconsumata. E come? Con quei mezzi che noi utilizziamo, che sono energivori, come gli autoveicoli. Caricare un'auto elettrica è impegnativo dal punto di vista energetico, quindi questa energia in più viene ottimizzata utilizzandola per caricare gli edifici i veicoli elettrici. Quindi scusa un attimo, ti interrompo per ricapitolare, Ecolibera è in qualche modo il livello più avanzato dell'abitare in termini ecologici, esatto, e di autonomia. Esatto, perché non si limita alla costruzione di case passive o comunque altamente efficienti, ma da qualcosa in più. Sono cosiddetti edifici Energy Plus. Solo che nella letteratura dell'Energy Plus di solito l'energia in più viene concepita come energia da cedere al gestore, che l'acquista funge da accumulatore e poi ce la rivende a un prezzo molto più alto, quindi non è del tutto conveniente. Invece se questa energia viene accumulata, si può utilizzare per i veicoli elettrici, ma anche per autoprodurre ortofrutticoli con sistemi aeroponici o idroponici. Di cui poi parleremo. Sì, esatto. Quindi non approfondiamo, magari approfondiranno loro. Tuttavia si possono produrre lattughe, lattughini, pomodorini, frutti di bosco in spazi piuttosto ridotti. Quindi all'interno di un container di anche 6 metri per 2 si può soddisfare il fabbisogno ortofrutticolo di una persona. Ma quindi scusate, in una casa ecolibera io ho energia, acqua e... ditemi. Acqua, colonia di carica dell'auto elettrica, un sistema idroponico e aeroponico per la coltura di ortaggi. Quindi posso anche esterno. Mangiare? Sì, posso anche mangiare. E c'è anche la raccolta dell'acqua piovana che viene sterilizzata e utilizzata per l'idroponica, ma anche per la casa. E quindi posso anche bere. Esatto, ci si può scollegare completamente anche della rete idrica e anche fognara. Comunque, le proprietà di queste case sono di avere appunto un'alta efficienza energetica, sono oil free perché vengono utilizzati materiali rinnovabili, quindi soprattutto il legno, sono a impatto zero per questo motivo, sono materiali quindi riciclabili, rinnovabili, sostenibili, sono certificabili LEED, ossia hanno delle caratteristiche che garantiscono la salubrità anche dell'ambiente, viverlo, quindi non ci sono sostanze chimiche che magari possono nuocere alla salute. E sono modulari, nel senso che si possono costruire case da 30 metri quadri in su, 30, 60, 90, a seconda delle esigenze. Andiamo avanti. Quindi c'è la casa viene costruita, produce più energia, questa energia viene accumulata, vengono ricaricati gli autoveicoli, viene prodotto, ci sono prodotti ortofrutticoli, c'è una rendita. Perché una rendita? Perché questa casa può essere sovradimensionata rispetto alla necessità della famiglia, oppure si può realizzare una eco suite, che abbiamo visto prima nel progetto, a fianco alla casa, da fare in modo che turisti che volessero condividere questa esperienza ecosostenibile potessero farlo assieme alla famiglia e avere quindi una rendita dall'affitto dell'eco suite. La formula B&B che va molto di moda e funziona tantissimo oggi con i network che ci sono online. Poi abbiamo la possibilità di efficientare appunto le case indipendenti, ossia se una proprietaria ha una villa la può trasformare anche in classe B, in classe A, affinché possa poi trasformarla in ecolibera aggiungendo gli impianti necessari per produrre poi l'energia, cioè, in classe. Da una casa che già esiste, esatto, io posso, esatto, fare l'upgrade, certo, diciamo, a livello ecologico. Che è anche meglio perché così abbiamo consumo di suolo zero, ossia riutilizziamo un edificio già costruito piuttosto che andare ad occupare un terreno magari che potrebbe essere utilizzato in maniera diversa per il terreno agricolo, eccetera. Scusate molto brutalmente, ma quanto mi costa una casa del genere? Una casa ecolibera, siccome sarà progettata apposta per essere efficiente, costa circa un 20% in più rispetto a una casa normale, ma questo 20% in più, poi vedremo dopo, si può l'investimento ritorna in 3-4 anni, quindi superato il quarto anno c'è di fatto un guadagno, e quindi è conveniente, può essere anche uno stimolo in più per la banca a dare il finanziamento, perché la famiglia è più solvibile da questo punto di vista. Anche in questo caso stiamo progettando già un finanziamento dedicato per questo tipo di abitazione. Per chi sceglie questa soluzione.
andiamo avanti. Queste sono le foto delle prime EcoSuite realizzate a Milano. Questa è la versione A, ossia quella, diciamo, full optional. Ha due superfici vetrate. L'innovazione è anche nel design, perché abbiamo spezzato quello che era un tempo la forma del container delle case, che un tempo venivano utilizzate come case mobili o moduli abitativi, che erano delle parallelepipedi più o meno regolari. Queste sono le foto delle costruite in versione A. Questi sono gli interni. Sono bellissime, devo dire. Grazie. C'è il sistema di illuminazione per la cromoterapia a LED, ovviamente. Ci sono alcuni particolari del tetto, di design. C'è la piscina di idromassaggio esterna. C'è il foto di sera con illuminazione. C'è l'illuminazione della casa che, essendo vetrata, illumina anche l'esterno. Altre foto. Questa è la versione B, che è una versione un po' più economica, perché non ha tutto quel vetro nelle due superfici, ma la superficie vetrata viene ridotta. Altre foto. La funzione in qualche modo vincola l'estetica? La funzione no, dunque noi facciamo in modo che, anche se la casa ha due superfici vetrate, i vetri sono filtrano i raggi ultravioletti, quindi sono comunque c'è un risparmio energetico lo stesso. C'è un recupero del calore, viene usata una pompa di calore a altissima efficienza, e quindi c'è un apporto energetico veramente basso per raffrescarla e riscaldarla. Questa è la versione B. Il campeggio ci ha richiesto un home staging particolare per accontentare i propri clienti, quindi abbiamo fatto un po' più rustico come, questo è un come campeggio. Homestaging. Sì, questo è il campeggio che ci ha commissionato la realizzazione delle prime 4 EcoSuite. E questa è la versione C, che è la versione proprio più economica, perché è un po' più piccolina e anch'essa allestita in una maniera più commerciabile, ecco. Questo è il modulo di produzione, accumulo energetico. E sotto il fotovoltaico c'è l'idroponica e aeroponica, e sotto l'altro c'è il fotovoltaico, oltre al solare termico, con tutta l'impiantistica per l'accumulo energetico dell'acqua, oltre all'inverter e gli altri impianti. Quindi acqua calda, oltre che acqua recuperata dall'acqua piovana, viene distillata, come dicevo, l'acqua piovana, vengono usati accumulatori agli ioni di litio, che sono i più efficienti. L'autoconsumo viene quindi svolto tramite la produzione di ortofrutticoli, sia in larga scala, quindi con dei container molto, molto grandi, anche di 12 metri, per soddisfare il fabbisogno di ortofrutticoli di una famiglia di 2-3 persone, 4 persone, anche 5. Oppure se sono container da 2 metri per 2, quindi 4 metri quadri, molto piccoli, che possono dare anche vita a un oggetto di design per sentirsi più eco-chic, piuttosto che avere tutto il necessario che serve per dotarsi degli ortofrutticoli che di solito si acquistano durante l'anno. Quella è la colonia di carica dell'auto elettrica, è un esempio per le cariche esterne. Questo è il modo in cui vengono caricate le auto elettriche, ci sono di varie dimensioni, chiaramente partiamo da tipo una Smart, una Nissan, fino ad arrivare a una Tesla, che è un'auto, una supercar elettrica, che ha 700 cavalli, per dire, è molto potente, quindi non c'è un limite. L'elettricità, l'auto elettrica non dà limiti alla potenza e alla affidabilità e anche all'autonomia. Sono auto che arrivano anche a 500 km. Infatti nel tempo il pubblico pensa che l'auto elettrica ha dei limiti, come fare a caricare. Questi limiti sono stati completamente superati. Si può fare anche dei viaggi, perché auto come queste poi si vengono fornite dalle colonnine pubbliche in giro per l'Europa. Che sono sempre più diffuse, tra l'altro. Esatto, esatto. Noi siamo andati fino a Parigi, fino a Londra con queste auto senza problemi. Ma quindi se uno la volesse, una casa così, già da ora la potrebbe, esatto, avere? Esatto, sì? È già possibile, sì. Abbiamo già costruite, sono già funzionanti, anzi si possono andare a visitare e a provare, perché il campeggio di fatto accetta i booking da clienti, da turisti, da tutto il mondo. Già per l'Expo siamo in overbooking, sempre occupati tutti i giorni, e quindi abbiamo avuto l'opportunità di farle anche provare, di avere anche dei feedback. Hanno messo dei feedback positivi su TripAdvisor, ad esempio, quindi sono state già collaudate da più persone. Abbiamo chiaramente un sistema di automazione di domotica in cloud, tramite un partnership, quindi partnership con un fornitore, esatto, con tutti i device. Esatto, anche perché comunque bisogna efficientarla energeticamente, ci vuole l'informatica per automatizzare certi processi di controllo dei valori energetici in tempo reale. Quindi è una casa anche che produce costantemente informazioni. Esatto, queste informazioni vengono messe in rete,
tramite una piattaforma cloud e possono essere analizzate anche a posteriori, e quindi si possono ottimizzare le automazioni affinché la casa possa essere sempre più autosufficiente e upgradabile software. Quindi abbiamo una casa che è sempre nuova, perché il software si può innovare assieme ad essa nel tempo, come le applicazioni degli smartphone. Quindi qualsiasi parte della casa viene connessa tra di loro e tramite la rete. Questo abbiamo messo sul nostro sito un simulatore, che è un simulatore molto spannometrico, che tuttavia riesce a equiparare i costi di una casa, di un condominio a Milano oggi, in centro, con tutti i costi che ne conseguono di condominio, riscaldamento, inefficienza, con quello che invece sono i risparmi, i costi che ci vogliono per acquistare una casa ecolibra, per vivere in maniera ecolibra. Qui abbiamo fatto una simulazione con 100 metri quadri di casa, 200 metri quadri di spazio attorno alla casa per poter mettere gli impianti, due autoveicoli elettrici, una famiglia di tre persone. Abbiamo una rendita molto interessante, perché c'è un ROI, un ritorno di investimento, circa 4 anni. E superato il 4 anni si possono anche avere oltre 20.000 euro di utili derivanti dal risparmio ottenuto a confronto con i costi che si aveva la famiglia nel centro a Milano, nel condominio, che sono molto alti. Non ho capito, dopo 4 anni io ci guadagno 20.000 euro? No. Comunque, rispetto a una casa, a comprare una casa normale, che non è ecolibra, quindi non è efficiente energeticamente, non dotata degli impianti, quindi per produrre più energia e per caricare l'auto l'idroponica, la differenza che c'è tra l'acquisto della casa ecolibera e quella di una casa normale viene come dire, raggiunta il ROI in 4 anni. Quindi chiaramente tutto l'acquisto della casa non viene raggiunto in 4 anni il ROI, però la differenza è acquistare un'altra casa, e quindi è più conveniente, perché dopo 4 anni io con una casa ecolibera ho un guadagno rispetto all'acquisto di una casa normale, comune, che viene costruita oggi. Questo è l'obiettivo, anche un obiettivo economico viene raggiunto, oltre a quello ecologico, è quello di essere anche eco-chic, se vogliamo, perché oggi chi acquista questo tipo di case è uno dei primi a farlo. In futuro siamo convinti che saremo sempre di più, però oggi essere i primi è anche una soddisfazione in più, si può dimostrare di essere stati capaci di vedere un po' lontano, no? E questo è l'invito, appunto, a visitare le nostre eco-suite. C'è un sistema di booking, e di contattarci per avere informazioni specifiche dettagliate tecniche sulle nostre case. Perfetto, allora, grazie Stefano, grazie a Dario e a Pierpaolo, insomma, per questa idea veramente pionieri della casa del futuro, insomma. Quindi vi invito a fare un applauso e manderei un video che ci aiuta a introdurre gli ospiti successivi.
Angelo e Florestano Perrotta, dell'azienda Perrotta, un'azienda che ha insomma una grande tradizione. E raccontami un po' di che cosa vi occupate e che cosa, a che cosa state puntando ora ultimamente. Allora, la nostra diciamo storia familiare parte circa 40 anni fa, quindi nel 1972, anno in cui è stata fondata la prima attività di famiglia, che in effetti è consistita in un ristorante nella zona di Rocca Rainola, siamo in provincia di Napoli, a confine con la Villinese. In effetti questa attività iniziale della nostra famiglia si è poi evoluta nel tempo attraverso non solo altri investimenti legati allo stesso settore, quindi il settore della ristorazione, ma è andato avanti in un'ottica sempre legata all'innovazione, alla tecnologia. Questo perché anche ecco 40 anni fa abbiamo avuto la fortuna che uno dei nostri genitori sia stato un innovatore, una persona che ha pensato in maniera globale ma ha agito localmente. Vostro padre? Sì. In effetti pensare negli anni 70 alla costruzione, all'ideazione di un locale come è stato costruito in quegli anni, rivolgendosi a una platea molto più ampia rispetto a quella che poi era diciamo il nostro contesto territoriale, è stato sicuramente una grossa innovazione. Perché un cosa guardare, aveva di speciale? È stata la specialità, l'originalità è stato quello di pensare che un paesino, no, di circa 1500 abitanti potesse ospitare una struttura, un locale che poi sarebbe stato il punto di riferimento per tutta la provincia, per l'organizzazione di eventi, per il wedding in generale. È da lì che noi abbiamo preso spunto sul fatto di pensare che nella propria area certe volte è possibile pensare a delle cose, a delle iniziative, a delle attività che possono andare ben oltre quello che apparentemente o istintivamente, direttamente ti può sembrare diciamo che può essere lo sbocco sì, diciamo del mercato territoriale, qualcosa che è iperlocale può diventare un avamposto globale, sì, in realtà. Assolutamente sì, ovviamente l'innovazione, gli investimenti all'interno sia dell'attività di ristorazione con ricerca continua legata ecco anche ai prodotti da utilizzare, cercare di prendere come riferimento e dare spazio e valorizzare tutte quelle che erano le produzioni e le tipicità locali. Dopo circa 25 anni noi abbiamo rimesso mano a nuovi investimenti, abbiamo sempre diciamo ci siamo allargati nel campo della ristorazione fino ad aprire ultimamente, 5 anni fa, una struttura alberghiera sempre nell'area del Nolano, una struttura alberghiera che ovviamente si pone al centro di un contesto commerciale, economico molto importante, dato che parliamo comunque del cuore della Campania. Da un punto il paesino di vista, qual è? Stiamo parlando di Nola invece, che è un altro piccolo paese, ma inserito in un contesto territoriale molto molto più importante, soprattutto una zona molto centrale per quanto riguarda gli scambi commerciali, gli investimenti. Nola è la sede di alcune tra le realtà più importanti che esistono nel Mezzogiorno, quale il CIS, il centro dell'ingrosso del sud più grande, uno dei più grandi d'Europa, dell'interporto nella zona di Nola e di numerose aziende tessili che ormai esportano in tutto il mondo. Ci sono delle realtà che ovviamente fanno diciamo da traino, noi ci siamo inseriti in questo contesto con la nostra struttura, però facendo che cosa? Cercando di prendere assolutamente diciamo sempre spunto da quello che è il nostro motto, ossia agire localmente e valorizzare ciò che abbiamo nella nostra area. Il nostro è un art hotel, è un hotel che noi abbiamo dedicato al filosofo della nostra città di Nola, ossia Giordano Bruno, e quindi è una struttura che noi abbiamo realizzato grazie anche all'apporto, alla collaborazione di numerosi artisti, tra i quali più importante Peppe Capasso, che ha dotato la struttura, diciamo tutto il nostro albergo, di circa 96 opere d'arte inedite, tutte quante ovviamente ispirate a quella che è stata diciamo la storia del nostro territorio attraverso diciamo attraverso l'arte, attraverso il pensiero filosofico di Giordano Bruno. Abbiamo voluto comunque mettere in risalto il nostro passato
la nostra, le nostre eccellenze intellettuali da questo punto di vista e cercare di legarlo a quella che è la nostra attività, specializzandoci ovviamente nell'arte di fare accoglienza, dotando la struttura di tutta una serie di servizi ovviamente innovativi che sono legati alla domotica, al discorso del consumo energetico e anche alla collaborazione con tutta una serie di partner diciamo in giro per il mondo che ci stanno dando, ecco, una serie di soddisfazioni veramente una dopo l'altra. All'interno della struttura ovviamente facciamo sempre ristorazione, quindi siamo, diciamo, consumatori da questo punto di vista a livello professionale di prodotti alimentari da sempre. Perché nei fatti poi l'innovazione noi in questi giorni l'abbiamo sempre vista legata, non so, alla comunicazione, alla mobilità, alle città, certo. Ma in un paese come l'Italia l'innovazione può e deve riguardare anche tutto quello che è legato alla gastronomia. Alla gastronomia e alla produzione agricola, ovviamente all'agricoltura. Certo. Diciamo il passaggio poi successivo, cioè, ad un certo punto c'è stata la nostra idea, è stata sempre quella di muoverci su dei percorsi nuovi, battere sempre strade diverse cercando di portare avanti però diciamo la nostra filosofia, che è una filosofia di vita, quindi cercare di diversificare, di innovare, ma allo stesso tempo di valorizzare il nostro territorio. Ed è in quest'ottica la produzione agricola è centrale nell'attività alberghiera e di ristorazione. Certamente, è la base di tutto, diciamo che la produzione è la parte principale della filiera e ciò da cui parte tutto. Non è possibile pensare di fare un'ottima ristorazione senza avere un ottimo prodotto, non è possibile pensare ad eccellere nel campo del gusto senza avere, ovviamente, senza preoccuparsi di ciò che è l'acquisizione di un prodotto di estrema qualità. Tutto questo ovviamente si lega al discorso dell'aeroponica, della produzione agricola, che noi abbiamo pensato il settore nel quale abbiamo pensato di investire, di calarci totalmente in questo momento, dopo ovviamente aver valutato tutta una serie di fattori. Produzione aeroponica quindi è l'innovazione in senso assoluto per quanto riguarda la produzione agricola in questo momento. Ok, quindi aeroponico è una parola un po' strana che io stessa insomma faccio fatica sia a pronunciare sia a capire, quindi che cosa è un sistema aeroponico, qual era il problema alla base e quindi come l'avete risolto? Allora, la serra aeroponica è un impianto di coltivazione altamente tecnologico fuori suolo che consente praticamente alla pianta di vivere senza il terreno. In realtà all'interno di questa canalina passano dei tubi con dei nebulizzatori, gli alimenti, diciamo, gli elementi nutritivi vengono nebulizzati sulle radici insieme, in questo modo vengono anche ossigenati e questo fa sì che la pianta acceleri, diciamo, le fasi fenologiche e quindi dia una produzione alta e soprattutto un prodotto finale molto diciamo di qualità anche dal punto di vista, diciamo, della salubrità proprio del prodotto. Ma perché avete deciso di fare questo? Voglio dire, la terra vi mancava? Allora, con questa tecnologia noi riusciamo ad avere una produzione sicuramente quasi 10 volte quella che si può avere in terra. E cosa importante al di là della produzione è anche la qualità del prodotto. In questo impianto noi non utilizziamo pesticidi, non utilizziamo erbicidi, quindi il prodotto finale è un prodotto che ha una multiresidualità pari a zero, quindi è un prodotto che attualmente sul mercato non esiste. Quindi noi riusciamo a portare sul mercato un prodotto, diciamo, che non esiste dal punto di vista della salubrità, migliore, eccellente rispetto a quello che oggi è sul mercato. In effetti questo quindi è prodotto da voi? No, perché io sono raffreddata, sì. E profuma tantissimo. Questo, sì, stava nel nostro piccolo impianto, diciamo, che perché il nostro impianto grande ancora non parte, abbiamo un piccolo impianto di ricerca e questo viene dal nostro piccolo impianto. Quindi infatti qua ci sono delle canaline, qua sotto? Sì, questa è la canalina dove ci sono, diciamo, i fori, qui viene messo un substrato praticamente che è biodegradabile, che è questa cosa nera, sì, all'interno viene messo il semino, dopodiché
l'impianto parte in automatico, perché la serra aeroponica è composta dalle braccia, noi diciamo così, che sono queste canaline, da un cuore che è la parte dell'impiantistica che fa funzionare tutto quanto, e dal cervello che è il software che attraverso un PLC industriale riesce a regolare, diciamo, tutte le impostazioni che noi diamo per la crescita della pianta. Quindi a partire dalla temperatura in serra, dall'umidità, dalla regolazione dell'anidride carbonica e poi da tutto quello che sono, diciamo, gli elementi nutritivi. Quindi il sistema è a circolo chiuso, quindi crea un doppio valore, quindi un valore non solo da un punto di vista imprenditoriale ma anche da un punto di vista sociale, perché l'acqua che va ad alimentare la soluzione nutritiva che alimenta le piante viene poi recuperata, ritorna in dei serbatoi dove ci sono delle sonde che praticamente leggono tutti i parametri, vengono compensate laddove c'è bisogno di altra soluzione nutritiva, la soluzione viene sterilizzata e poi rimessa un'altra volta in circolo, e quindi non fuoriesce nulla che potrebbe andare ad inquinare le falde acquifere. Ma nei fatti un sistema così può essere utilizzato anche laddove magari c'è scarsità di terreni? Perfetto, questo sistema può essere utilizzato laddove il terreno non è utilizzabile per la coltivazione, quindi pensiamo alle zone rocciose o alle zone desertiche o soprattutto laddove i terreni sono inquinati, e quindi potrebbe essere una rivalutazione del territorio, di quei territori inquinati, utilizzando questo tipo di agricoltura, visto che non utilizza la terra. Quindi ricapitolando, abbiamo solamente dei semi? Abbiamo un semino che va posto in questo substrato, che è biodegradabile, quindi alla fine della coltivazione questo qua scompare. All'interno ci sono le radici e basta. Una volta che la pianta ha raggiunto la sua crescita, viene tagliata la pianta, la parte delle radici viene tolta e non viene buttata, perché la riutilizziamo per fare il pellet, per alimentare poi la caldaia che utilizzeremo per fare il riscaldamento dell'impianto durante, diciamo, l'inverno. Infatti la nostra produzione inizia a settembre e finisce più o meno a maggio, soprattutto quella del basilico, perché in realtà il basilico in Italia viene coltivato, la maggior parte del basilico viene coltivato da maggio fino a settembre. Dopodiché l'Italia, diciamo che quasi per il 70%, importa il prodotto da Israele. Quindi da un punto di vista imprenditoriale noi ci andiamo a porre in un mercato che va a compensare, diciamo, delle carenze che ci sono per quanto riguarda il basilico. Quindi nei fatti riuscite a produrre più di quello che potreste produrre con il terreno, sì, che avete, però senza pesticidi, senza sistemi invasivi. Assolutamente, riusciamo a dare un prodotto che è anche, diciamo, oltre il biologico, quindi da un punto di vista della salute. Oltre il biologico, perché? Sì. Perché il biologico comunque utilizza dei pesticidi che non sono di sintesi ma sono naturali, e comunque alla fine rilascia, trattiene dei residui il prodotto all'interno. In questo caso il pesticida non viene proprio utilizzato, perché all'interno dell'impianto viene fatta la lotta biologica, quindi essendo una serra, un ambiente protetto, all'interno utilizziamo la lotta biologica e il pesticida non viene proprio utilizzato. E voi ci producete tutto? Qui si può produrre tutto, dal basilico alle lattughe, alle zucchine e tutto quant'altro. Le fragole, i piccoli frutti come i lamponi. Siccome noi sul nostro territorio, oltre al nostro impianto, abbiamo pensato anche di progettare un comparto aeroponico, quindi la nostra serra sarà una serra a porte aperte, quindi qualsiasi imprenditore o agricoltore vorrà avvicinarsi a questo tipo di tecnologia, noi saremo ben lieti di accoglierlo. Stiamo progettando un comparto aeroponico dove praticamente ci saranno, oltre agli impianti, verrà anche una scuola di formazione per questo tipo di tecnologia, anche, diciamo, un piccolo centro ricerche dove, oltre a fare la ricerca sui prodotti che sono destinati all'alimentazione dell'uomo, faremo anche una ricerca destinata ai prodotti che possono essere l'alimentazione degli animali, tipo il foraggio. Infatti nella progettazione c'è questa della fabbrica del foraggio. Questo è un esempio di una pianta di vetiver. La parte aerea della pianta potrebbe essere utilizzata come foraggio, la parte delle radici viene invece utilizzata per estrarre l'olio essenziale del vetiver e quindi per portarlo poi all'industria della cosmetica.
quindi l'aeroponica va vista a 360 gradi, non solo quindi per la coltivazione e per dare un prodotto finale con la massima salubrità alla, diciamo, agli umani, ma anche agli animali, che poi alla fine, voglio dire, l'animale si nutre del prodotto e quello che mangiamo dell'animale dipende, certo, anche da quello che mangia l'animale. Quindi... Certo, quindi riassumendo, se io fossi un ristoratore che vuole fare una cosa analoga, o un imprenditore, non so, posso chiamarvi, posso venire a vedere come, certo, come funziona? Certo, noi, cioè, le nostre assolutamente aperti a tutto e allo scambio e a diffondere questa tecnologia in cui crediamo tanto veramente, perché pensiamo che possa essere la risoluzione di tanti problemi e possa aiutare, insieme a tante altre tecnologie, a risolvere anche il problema della fame nel mondo, quindi a portare la coltivazione, certo, laddove non è possibile per tutta una serie di motivi, quindi mancanza d'acqua, problematiche, diciamo, del terreno e... climatiche, non ultimo il problema dei cambiamenti climatici del mondo, il problema della siccità, sono argomenti questi che al centro del dibattito mondiale, non a caso, voglio dire, è la più grande manifestazione in questo momento da un punto di vista dell'Expo, che voglio dire, è incentrata tutta sul food. C'è un problema serio di inquinamento, c'è un problema serio legato alle condizioni climatiche che rendono oggi, ma renderanno in futuro, alcune zone totalmente incoltivabili, cioè non ci saranno più le condizioni in alcune aree del nostro pianeta, già esistono, ma saranno sempre di più. Purtroppo le stime che vengono fatte dagli istituti di ricerca sono molto molto chiare. Abbiamo una popolazione mondiale che aumenta sempre di numero ed è stimata da qui ai prossimi 50 anni ad aumentare ancora enormemente, una richiesta di cibo che aumenta sempre di più, ma allo stesso tempo diciamo che la sfida del futuro non sarà quella soltanto di produrre più cibo, ma produrre più cibo buono per tutti. Oggi mangiare bene è diventato, parliamoci chiaramente, diciamoci la verità, ma oggi è diventata una ricerca, la ricerca del buono, la ricerca del giusto, la ricerca soprattutto del sano. È una cosa che costa di più e non dovrebbe essere così. Diciamo che normalmente a tutti dovrebbe essere data la possibilità non solo di mangiare, ma di mangiare bene e di mangiare sano. Se c'è qualcuno che può essere leader nella diffusione di questo messaggio e anche di soluzione, sicuramente poi l'Italia, no? Assolutamente sì, noi siamo comunque il paese del food nel mondo, siamo individuati, non a caso abbiamo portato, ecco, non a caso la nostra idea è partita soprattutto dalla produzione di basilico. Diciamo che un mio caro amico ama parlare di tricolore alimentare. Il tricolore alimentare è il bianco della pasta, il rosso del pomodoro e non a caso il verde del basilico. Siamo famosi nel mondo perché quando si parla di buon cibo, di buon vivere, il tutto questo viene associato all'Italia ed è comunque un orgoglio italiano. No, mi lasci dire anche un'altra cosa, sarà ed è un orgoglio anche il fatto di farlo partire dalla nostra terra. Noi siamo, come dicevo prima, un'azienda che vuole pensare in maniera globale, ma vuole agire a livello locale. Noi amiamo il nostro territorio, vogliamo agire nel nostro territorio, vogliamo lavorare per il nostro territorio e quindi fare in modo anche che dalla Campania venga fuori finalmente, legato all'agricoltura e al produrre cibo, un messaggio totalmente diverso. Quindi non essere conosciuti più come i brutti e i cattivi, ma fare in modo che invece ci sia, ecco, esca l'input, esca l'informazione per produrre meglio, per produrre più sano, per produrre più buono per tutti. Per chiudere, due cose: uno, quanto costa questo sistema? È molto allora l'investimento iniziale è un po' altino, però diciamo che è un investimento grazie alla produzione recuperabile nell'arco dei 3-4 anni. Io una cosa ci tenevo a dire, che è una cosa importante in tutto il comparto di quello che è l'alimentare: l'agricoltore è quello che alla fine lavora di più e guadagna di meno. Con questo sistema c'è una rivincita anche da parte dell'agricoltore, perché è anche giusto così. Quindi pensare alle attività del futuro, non bisogna solo pensare ai numeri, ma bisogna metterci anche un po' di cuore dentro. Io penso che le attività green debbano fare questo tutte quante.
E vorrei capire, BNL che ruolo ha avuto in tutto questo? No, BNL ha svolto un ruolo direi fondamentale perché noi abbiamo trovato delle persone, abbiamo trovato una banca ovviamente, abbiamo trovato delle persone, dei professionisti che hanno ovviamente approcciato la nostra idea, la nostra proposta in maniera eccezionale. Penso eccezionale perché abbiamo trovato sicuramente una consulenza prima di un finanziatore, abbiamo trovato qualcuno che ci ha ascoltato, che ha voluto capire di che cosa stessimo parlando, dove volevamo arrivare, ci ha detto mettetevi vicino a noi staremo vicino a voi e facciamolo insieme. Ed è questa la cosa che io sinceramente ecco, ci terrei a dire, quindi è stata veramente e speriamo che lo sia per il prossimo futuro, per noi e per tutti coloro che ci vorranno seguire. Un'ultima cosa che volevo dire, giusto per il nostro impianto, è l'impianto più grande al mondo in aeroponica, ne stanno progettando uno negli Stati Uniti, ma penso che faremo prima di loro, quindi sarà il più grande del mondo come impianto aeroponico. Siamo felici, allora Angelo. Grazie. Florestano, un applauso perché grazie per l'accoglienza. Un progetto bellissimo. Grazie mille a voi. Grazie, vi invito a seguirci al prossimo appuntamento tra pochi minuti. Grazie. Il mondo cambia rapidamente, ma l'energia pulita appare uno dei punti saldi del nostro domani. Per questo BNL ha deciso di sostenerti nello sviluppo di un nuovo modello energetico. Grazie a dei finanziamenti pensati apposta per le famiglie, per i condomini e per le aziende, potrai diventare autoproduttore di energia, ridurre gli sprechi e le emissioni di CO2. Scopri subito i vantaggi dell'offerta BNL.